Ore 21 in punto, l'appuntamento numero 32 con Velo, la rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo. Anche questa sera 90 minuti insieme per analizzare quello che è successo, quello che accadrà, anche se rimane poco ancora da vedere nel mondo delle due ruote. Ovviamente commenteremo il Giro di Lombardia di domenica, vinto da Daniel Martin, poi la Coppa Sabatini di oggi con la vittoria di Sonny Colbrelli. In settimana, lunedì, c'è stata la presentazione del Giro d'Italia edizione 2015, vedremo un po', daremo un po' un'infarinata di quelle che saranno le tappe della Corsa Rosa dell'anno prossimo. Lo faremo con gli ospiti in questo che è, lo ricordiamo per chiarezza, il terzultimo appuntamento con Velo, il penultimo che vedrà, e allora passo subito a salutare gli ospiti, il penultimo che vedrà in studio con noi Luciano Rabottini. Ciao Luciano! Buonasera a tutti! Eh sì, perché ci sarai giovedì prossimo, poi il giovedì, il penultimo di ottobre, e invece il 23, se non erro, faremo un riassunto, il meglio di quello, quanto di meglio abbiamo vissuto in questa stagione. Abbiamo cominciato a presentare gli ospiti, lo saluto, lo ringrazio, è stato anche nostro ospite in una rubrica di Alessandra Portinari, Segui il ciclismo, Pietro Doardi. Buonasera, ben ritrovato. Grazie. Lo ritrovo con piacere a distanza di qualche settimana. Umberto Di Giuseppe, ciao Umberto. Buonasera. Ruggero Marzoli, ciao Ruggero. Buonasera, ben ritrovato. A tutti, grazie a voi. Poi per parlare della sua Fantini Nippo De Rosa, che ha messo a segno un colpo eccezionale di mercato, Damiano Cunego, lo faremo con Rocco Menna. Ciao Rocco. Ciao, buonasera a tutti. Sugli spalti i ragazzi dell'Aran, ciao ragazzi. Poi li conosceremo tutti singolarmente. L'anteprima finisce qua, adesso piccolo break pubblicitario, non cambiate canale perché tra poco inizia Velo numero 32, tra poco. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo, con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza. Nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. 97. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata, sono vicini a te. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare i pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo.
Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Europa Ovini. Da tre generazioni nel campo della lavorazione di carni suine, ovine e bovine. Produzione di carni selezionate, prosciutti stagionati, salsicce e salumi distribuiti in Italia e in Europa. Europa Ovini è rinomata per la produzione di arrosticini di altissima qualità e della porchetta, preparata secondo le tradizionali ricette abruzzesi. Europa Ovini. Ripateatina. Chieti. Biker. Chi ci ha scelto è andato oltre. Chi ha scelto il tetto in legno o una casa in legno della Eramo Legno System non ha visto solo il costo. Chi ci ha scelto lo ha fatto per la cortesia, la cura della progettazione, il rispetto dei tempi di montaggio, la qualità dei prodotti in tutti i suoi dettagli, la disponibilità trasmessa da ogni contatto che lo ha legato alla Eramo Legno System. Chi ci ha scelto è andato oltre. E tu, cosa scegli? A Pescina, Eramo Legno System. Per info 0863 89 81 66. Legnolamellare.net. Eramo Legno System. Case fatte per durare. Eccoci di nuovo insieme, 32esimo appuntamento con Velo, la rubrica interamente dedicata al mondo delle due ruote. Come detto, questa sera commenteremo quello che è accaduto tra oggi e domenica scorsa. Oggi Coppa Sabatini vinta da Sonny Colbrelli. In domenica scorsa c'era stato invece l'acuto di Daniel Martin a Bergamo per il Giro di Lombardia. Come detto, in settimana ha presentato anche il Giro d'Italia edizione 2015. Poi faremo un po' una panoramica delle tappe più belle, quelle più suggestive, quelle che terranno sicuramente tantissime persone incollate agli schermi. Il numero per interagire con noi è il 392-623-7060. Scriveteci, cercheremo di rispondere insomma a tutte le domande che vorrete proporci, anche tutte le considerazioni, visto che siamo davvero in dirittura d'arrivo. E allora, visto che siamo in dirittura d'arrivo, Luciano, non ti chiedo subito il commento su Lombardia, ma ti chiedo un commento su questa stagione che praticamente siamo, verrebbe da dire, a 180 minuti dalla fine, come si direbbe in gergo calcistico. Ma per quanto riguarda il ciclismo professionistico, giustamente veniamo da una stagione eclatante per la vittoria di Nibali al Tour de France. Questa è una vittoria che rilancia il movimento, anche se da questa vittoria pensavo che ci fosse ancora di più entusiasmo dopo una vittoria eclatante a un Tour de France. Invece il movimento è rimasto un po' stagnante, speriamo che però questa situazione, specialmente nel periodo invernale, venga entusiasmati da situazioni positive. Ci vuole un po' di tempo magari per avere delle ricadute positive
Sì, bisogna un po' metabolizzarla la vittoria, come la sconfitta. Probabilmente ci vuole ancora un po' di tempo per far capire a tutti che una vittoria al Tour de France può riportare grandissimi entusiasmi intorno a questo movimento, intorno a delle sponsorizzazioni, intorno ai corridori. Quindi noi ci auguriamo che, se veramente ci dovesse essere un interesse verso questo sport a livello internazionale, l'Italia, dopo una vittoria al Tour, possa veramente approfittare di un momento piacevole, anche se soprattutto dopo l'edizione di questo Lombardia di domenica scorsa, noi sono 6 anni che non vinciamo una grande corsa World Tour, e questo secondo me preoccupa un po' tutto l'ambiente, perché probabilmente in questo momento sì, abbiamo grossi personaggi che ci possono garantire situazioni importanti nei grandi giri, ma nelle corse di un giorno veramente in questo momento facciamo parecchia fatica. Questo per quanto riguarda il ciclismo a livello professionistico. Invece, per quanto riguarda il nostro ciclismo regionale, anche qui probabilmente abbiamo fatto anche fatica a livello organizzativo, a livello squadre, sponsor o squadre che fanno fatica a riconfermarsi anche nel 2015. Quindi capiamo che anche a livello regionale un po' di fatica si fa, però il grosso entusiasmo che dà questo sport sicuramente farà sì che anche nella prossima stagione i progetti che sono esistenti possano essere riconfermati dai dirigenti locali. Quindi c'è un momento veramente particolare, ma non dovuto al nostro sport, ma è un problema anche economico generale di questa società in questo momento, che purtroppo ricade anche sulle attività sportive, e a livello di base anche noi in questo momento facciamo veramente fatica. Eh sì, l'ultima vittoria di una grande classica è proprio un Lombardia di 6 anni fa con Damiano Cuneo, ma questo aprirebbe degli assist, mi aprirebbero, che poi magari svisceremo proprio con Rocco Mennà. Senti, se dovessi invece a 180 minuti dalla fine dare un voto alla stagione di Velò che si chiude, non mi dire 10. Ma no, 10. Devi essere critico. No, io sono sempre stato molto, molto modesto in questo progetto, anche se vedo come tutti gli anni dei grandissimi entusiasmi intorno a questo progetto televisivo. Quindi anche quest'anno c'è stata risposta da parte dei dirigenti, da parte delle classi politiche, da parte degli atleti, quindi è un progetto che secondo me dopo oramai 17 anni che porto avanti progetti come questi, l'entusiasmo è sempre alto, anzi la comunicazione secondo me viene sempre messo in risalto in tutte le attività sportive. Noi grazie anche da amici sponsor che mi sorreggono oramai da alcune stagioni, siamo sempre stati presenti con un progetto, penso, serio. Ci siamo sempre presentati con molta educazione nelle case di chi ci ha seguito in questa intera stagione, quindi penso che il livello di ascolto di questo programma, voi della televisione ne siete più a conoscenza, è veramente alto, quindi siamo veramente soddisfatti, perché il pubblico del ciclismo segue con molta attenzione tutti i progetti di comunicazione che noi andiamo a sviluppare e siamo andati a sviluppare durante tutta la stagione. A proposito della longevità, insomma, di questo progetto, hai detto 17 anni, a parte il fatto che l'anno prossimo, sai benissimo, ti toccherà la torta con la candelina per la maggiore età, insomma, di questo progetto televisivo, ti faccio una domanda, perché poi dobbiamo veramente parlare della Lombardia, ma ti senti un po' un pioniere per aver portato nella nostra regione un progetto di comunicazione sul ciclismo? Un pioniere, e qui c'è il mio maestro di scuola che è Umberto Di Giuseppe,
E poi glielo chiediamo. Questo progetto nasce dalle mie esperienze, soprattutto nel mondo dilettantistico, perché avendo vissuto il mondo della Toscana per anni, già negli anni del mio dilettantismo, quindi negli anni fine anni 70, avevo capito che nelle altre regioni la comunicazione a questo sport era molto seguita e molto interessante. In Abruzzo effettivamente mancava, poi casualmente avevo collaborato con delle radio locali per delle dirette sia del Giro d'Abruzzo, del Campionato Italiano, dei professionisti. Quindi avevamo fatto un po' di comunicazione a livello radiofonico, poi mi si presentò un'occasione con una televisione locale qui abruzzese e partii con questo progetto, però vidi subito che era un progetto che aveva grandissime risposte, grandissimo entusiasmo, poi ogni anno l'abbiamo sempre un po' perfezionato e sicuramente nelle ultime stagioni probabilmente siamo stati vincenti, anche perché ho scoperto un grandissimo conduttore. lo sapevo, ti avevo detto di essere critico, sapevo che non lo saresti stato. No, questo ha aiutato parecchio anche a qualificare un progetto del genere, quindi noi ti ringraziamo, noi del ciclismo, perché sei stato un grande professionista, uno che tra l'altro non veniva dal nostro sport, veniva da attività sportive magari anche diverse, però sei stato molto presente, sei stato molto vicino a tutti i nostri progetti, quindi questo sicuramente ha aiutato molto. Ti ringrazio, ciao. Finiamola qua con i complimenti, perché insomma poi avremo modo, se no, di... Poi abbiamo un'altra puntata per fare il resoconto. Parliamo di questo Giro di Lombardia, un Giro di Lombardia in cui possiamo dirlo che se c'è una giustizia divina era giusto che lo vincesse Daniel Martin, perché insomma era stato un atleta particolarmente sfortunato. Alla Liegi era caduto praticamente nel finale, era caduto al Giro d'Italia, ha fatto un colpo domenica nelle fasi finali di questo Giro di Lombardia, davvero da fuori classe, forse un po' dietro dormivano, però ha fatto veramente un bel numero. Viene quasi da dire è giusto così. È giusto così. Perché probabilmente è stato l'atleta più sfortunato della stagione, è caduto alla Liegi quando aveva diciamo una vittoria quasi certa nel finale, è caduto, si era fatto veramente male al Giro d'Italia, nella cronometro in Irlanda, l'abbiamo visto ripedalare forte alla Vuelta, tra l'altro l'avevo quasi dato come grande favorito a un campionato del mondo, non ha vinto il mondiale, però è riuscito veramente a centrare una grande classica come Lombardia, sfruttando probabilmente un finale dove obiettivamente si erano sganciati una decina di corridori, sì. E tra questi 10 probabilmente era anche il meno pronosticato, se vogliamo dirla tutta, però riesce con un attacco a 800-900 metri dall'arrivo in contropiede, riesce un po' a spiazzare tutti i propri avversari e vince quasi facilmente questa grande classica, battendo un Valverde che era il grande favorito della giornata, un Valverde che però si accontenta giustamente di un ottimo secondo posto, così riesce anche a vincere la classifica World Tour dei corridori al mondo, però un'edizione particolarmente interessante, perché è stata un'edizione non eccessivamente duro a livello percorso, una corsa tiratissima, e probabilmente in questo finale di corsa sono mancati alcuni corridori e soprattutto alcune squadre. Quando la corsa veramente dopo 20 km nasce una fuga di 10 corridori e per tutta la giornata il gruppo ha dovuto inseguire, sono sempre stati a altissima velocità, quindi nel finale probabilmente c'è stato un finale dove né le squadre né i corridori sono riusciti a controllarlo. Però un'edizione
tra l'altro sopportato da una bellissima giornata, quindi grande pubblico a Bergamo per questo Lombardia, è una vittoria appunto che premia Daniel Martin, il corridore più sfortunato dell'anno, quindi esatto. Complimenti a Daniel, nipote d'arte, ricordiamo sì. Che è nipote di Stefan Roche. Però ricordiamo cugino di Nicolas. L'ultimo irlandese a vincere in Lombardia fu Kelly, che addirittura fu uno dei grandi campioni degli anni Ottanta, e quindi il ciclismo irlandese con questa vittoria si riporta nei grandi palcoscenici del ciclismo internazionale. Eh sì, vince l'irlandese Daniel Martin. Ruggero, per te che sei stato tanti anni in gruppo, insomma, quando vedi un corridore come Daniel Martin, un po' tartassato dalla sfortuna, anche un po' beffato quando aveva qualche vittoria in tasca, si fa lo stesso ragionamento che diceva Luciano, beh, un applauso, se lo meritava. È chiaro, poi chi vince c'ha sempre ragione. Daniel Martin sono diversi anni, ma almeno una decina d'anni che è sempre lì davanti nelle gare più importanti, quindi merito a lui. Ha fatto l'azione che doveva fare, perché lui, non essendo velocissimo, doveva per forza anticipare la volata. In questa curva, di solito chi esce davanti in questa curva matematicamente vince. Mi ricordo l'anno che Celestino batte Danilo, Celestino anticipò Danilo in quella curva, poi l'asfalto lì verso la fine salta un po', quindi il recupero è difficile. Quindi nonostante Valverde, secondo me, aveva una gamba impressionante, non è riuscito comunque, anche se nella sua podestosa volata, a chiudere quel gap che si era creato. Martin, sì, prima si diceva che questo qua è un percorso un po' meno duro del solito. Questo è il percorso che si faceva fino al 2003-2004. Intorno alla Bergamasca, praticamente si fa il Col delle Paste, il Berbenno, percorsi che conosco benissimo perché io da dilettante vivevo lì. A me piace più questo percorso, più questo finale che quello di Erba a Como. Comunque un corridore alla Contador avrebbe preferito l'altro sì, arrivo, quello più duro. A proposito, tra un po' magari vediamo se riusciamo a ritrovare proprio la caduta alla Liegi di Daniel Martin, per far vedere insomma quanto era stato sfortunato, a proposito di curve, quest'anno questo corridore irlandese. Valverde, Ruggero, secondo posto, è uno che si piazza sempre, che magari vincerà la classifica World Tour, però tu giustamente lo sai come hai esordito, chi vince ha sempre ragione, quindi chi arriva secondo ha sempre torto. No, vabbè, Valverde è un campionissimo, Valverde anche lui è 10 anni che è sempre lì. È chiaro che lì c'è stata anche una situazione un po' particolare, si è intravista. Lì c'erano due corridori fortissimi della stessa squadra della BNC, che Gilbert e Sanchez. E un attimo facevano il giochetto dell'elastico, si facevano i buchi a vicenda. E Valverde già aveva chiuso 2 volte, ha fatto un'entrata in curva dentro lì l'arco, che io quando l'ho visto in diretta aveva fatto un'entrata in curva su Gilbert spettacolare. È chiaro che quando sei un corridore come Gilbert, come Valverde, e Valverde in quel caso era solo, mentre i due della BNC erano insieme, chiudi su uno, chiudi sull'altro, ci sta che da dietro ti anticipa uno, e poi si chiama questo che ti anticipa, si chiama Tony Marti, che comunque nel momento in cui prende 10 metri non lo prendi più. Eccola qua, grazie a Maurizio da qui in regia. È stato lì, forse aveva anche bucato comunque Tony Marti. Forse se non ricordo male aveva bucato. C'eravamo anche illusi che Caruso potesse riportare a casa la Liegi. A proposito di Valverde, io a Umberto Di Giuseppe chiedo se a lui piacerebbe un corridore come Valverde, che si piazza sempre ma non vince granché ultimamente, oppure uno come Daniel Martin, che magari qualche volta cadrà, però poi porta a casa un giro di Lombardia. Ma Valverde, anche le corse a tappe, è sempre lì. E purtroppo è un grande corridore, ma se quello lì vince le corse in una giornata, Martin è sempre un campione, però Valverde è Valverde.
Quindi insomma tu lo prenderesti. Poi questa grande manifestazione è in ultimo, vince sempre il campione. Sì. No, che sia Martino, che sia Valverde, oppure Contador, però sono sempre loro che stanno lì per lottare, per vincere, per lottare, per vincere. Poi volevo concludere. Sì. Quanto è importante avere un corridore come Valverde in questo ciclismo? Perché un corridore come Valverde ti garantisce o la vittoria, un grande piazzamento, sia in giro che nelle corse di un giorno. Quindi sappiamo quanto è importante i punti che portano a casa questi corridori. Tu avere un corridore come Valverde che ti garantisce un secondo, terzo, quarto posto al Tour, una vittoria importante a una grande classica o un piazzamento come Lombardia, sono punti pesanti che una squadra tiene in grande considerazione, perché poi i punteggi sono determinanti, qualificano i gruppi sportivi, qualificano la qualità di un team, di conseguenza anche i team più sono forti, più sono potenti, più riescono anche a trovare sponsorizzazioni. Giusto Rocco? Confermo, analisi perfetta. Sì, perché oggi, in fin dei conti, insomma, personaggi come Valverde, come Contador, comunque portano business all'interno della squadra. Sì. Cioè, non a caso noi con l'uscita del comunicato di Damiano Cunego, subito appena è uscito il comunicato, abbiamo avuto anche altri interessamenti da parte di altri sponsor sul nostro team. È chiaro che fino allora facciamo fatica ad andare a bussare alle porte, in quanto non si aveva il campione di turno, ecco. Quindi diciamo che Cunego ha un po' facilitato anche l'ingresso di altri partner importanti, che poi nell'arco in questi giorni comunicheremo anche i nuovi partner, anche i nuovi corridori. Certo. Che chiaramente stiamo mettendo sotto contratto. Tra un po' parleremo di Cuneo, però prima ti volevo fare una domanda, perché abbiamo parlato Daniel Martin primo, Valverde secondo, terzo Rui Costa, che da qualche giorno non ha più la maglia iridata addosso, e prima abbiamo visto invece Kwiatkowski sopraffatto dai crampi, è passato da tutto il gruppo, e io ovviamente cerco di strappare un sorriso. Non è che questa maglia di campione del mondo porta un po' sfortuna? Può essere. Cioè, appena l'ha tolta Rui Costa ha rischiato di vincere in Lombardia. Mi auguro di no. È chiaro che Kwiatkowski di solito dopo un evento come il mondiale, chiaramente penso che qualsiasi atleta dopo una prestazione così importante un po' si rilassa, e quindi diciamo in gergo si dice stacca la spina, e il caso proprio si è visto con la Lombardia. Ma penso che qualsiasi altra persona al suo posto avrebbe fatto lo stesso. Qui c'è Ruggero che può dare conferma. Eccolo qua. La maglia iridata comunque. Certo, i festeggiamenti. Festeggiamenti, e quindi devi presenziare la stagione. La stagione è bella e salva, e si pensa già alla stagione prossima, alla stagione successiva. Certo. Assolutamente. Non ho posto per Fabio Aru. Umberto, come lo dobbiamo valutare? Questo è un ragazzo che la prima volta ci ha stupito, la seconda ci ha stupito, la terza cominciava a non stupirci più. Adesso che dobbiamo aspettarci l'anno prossimo? Guardi che Aru non è che l'abbiamo scoperto adesso, perché Aru mi ricordo quando partiva dalla Sardegna e veniva a fare il ciclocross. Guarda che è stato arrivato, abbiamo anche fatto vedere. Arrivava a Bologna e poi andava a fare tutte le gare. È stato sempre un ragazzo bravissimo, non solo da professionista ma anche tanto da dilettante. È un ragazzo molto bravo. Sì. E io penso che non c'ha bisogno di elogiarlo. Però è chiaro che il 2015 per lui sarà un anno importante, perché sarà chiamato a confermare quanto fatto vedere quest'anno, perché insomma è vero che è qualche anno già che è sulla scena, però quest'anno ha ottenuto risultati eclatanti. Vabbè, è un grande piazzamento al Giro d'Italia, un grande piazzamento alla Vuelta, nelle corse in linea sta sempre lì, e ormai cosa deve confermare? Arriverà anche le vittorie. E se dovessero, allora ti faccio una domanda: se non dovessero arrivare nel 2015 gli stessi successi o comunque le stesse prestazioni di quest'anno, come bisogna leggerle? Il campione è sempre campione, può essere che capita un'annata sfortunata, un incidente, una cosa, tutto può succedere, però per me è un ragazzo che è valido, penso che riconfermerà quello di quest'anno, forse anche qualcosa in più, ma se non sarà il 2015 sarà il 2016, però tu sai benissimo che un corridore, quando uno è forte,
uscirà sempre, perché se ricordiamo anche Valverde, tutti i problemi che ha avuto, eccetera, eccetera, eppure è ritornato un'altra volta, sì, a stare sui primi nel mondo. Non è troppo grande l'ombra di Nibali l'anno prossimo? Non rischia di diventare l'ombra? Di Nibali. Per Aro? Per Aro. Ma io credo di no, perché una squadra così aperta, ci fanno tour, fa giro d'Italia, fa giro di Spagna, ognuno ha i loro programmi. L'anno prossimo mica tanto, mica è vero, corre il rischio di sovrapporsi, quindi l'uno dovrà lavorare per l'altro. L'uno dovrà, se quando si fa la corsa per Nibali si fa per Nibali, quando si fa per Aro si fa per Aro. Io penso che le grandi corse non credo che le fanno insieme, ognuno fa, uno fa il tour, l'altro farà il Giro d'Italia, oppure viceversa, insomma. È inutile dire l'ombra o non ombra, speriamo che questi qua continuino con questa forma che hanno, che per il ciclismo italiano è una grande immagine. Ci sarà anche Dario Cataldo, Ruggero, in questo team Astana l'anno prossimo, insomma, noi avevamo detto la settimana scorsa, la squadra kazaka che corre il rischio di diventare più italiana delle italiane. Dario ci sarà sicuramente, poi vive vicino Nibali, quindi sicuramente diventerà intelligente per diventare un fedelissimo di Nibali. Secondo te il tassello giusto che ci voleva Dario Cataldo per la Astana? Secondo me sì. E viceversa, anche perché... è la squadra giusta per Dario Cataldo in questo momento della sua carriera? Sì, per entrambi. Uno è un matrimonio eccellente, nel senso che comunque Dario sicuramente parlerà la stessa lingua di Nibali, lo stesso Aru, fa un po' corridori come Tiralongo, lasceranno la scena, quindi Dario diventerà sicuramente il fidato sia di Nibali che dell'Aru della situazione, perché poi può darsi pure che adesso è entrato per affiancare Nibali, ma fra qualche anno potrà diventare la spalla di Aru, come è successo a tanti corridori. Mi ricordo un anno Spesialetti era andato alla Seco per essere la spalla di Danilo e poi è diventata la spalla di Simoni. Quando è uscito Cunego, che ha vinto il Giro d'Italia 2004, tanti corridori che erano stati acquistati per essere la spalla di Simoni poi sono diventati spalla i fedelissimi di Cunego. Cioè comunque devono fare il loro lavoro e quindi è giusto poi che si possano creare delle situazioni. Comunque secondo me per Dario, per il proseguo della carriera, per avere un proseguo longevo nella carriera, è la situazione idilliaca. Perfetto, ci fermiamo per la pubblicità, un piccolo break, non cambiate canale, poi torniamo con Veloa, tra poco. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM, ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum, abbigliamenti personalizzati, scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave. Computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott. Assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, Via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19, dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex.
il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manopello, via Vallone 16. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Chi ci ha scelto è andato oltre. Chi ha scelto il tetto in legno o una casa in legno della Eramo Legno System non ha visto solo il costo. Chi ci ha scelto lo ha fatto per la cortesia, la cura della progettazione, il rispetto dei tempi di montaggio, la qualità dei prodotti in tutti i suoi dettagli, la disponibilità trasmessa da ogni contatto che lo ha legato alla Eramo Legno System. Chi ci ha scelto è andato oltre. E tu, cosa scegli? A Pescina, Eramo Legno System. Per info 0863 89 81 66. Legnolamellare.net. Eramo Legno System. Case fatte per durare. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Velo. Durante la pubblicità, notizia incredibile, c'è un ragazzo dell'Aran che ha scommesso sul campionato del mondo e ha vinto. Lo inquadriamo. Ragazzo... chi è? Eccolo, il ragazzo con gli occhiali, mucianese. Ciao, okay. Complimenti innanzitutto, fategli un applauso, insomma, ha beccato. Ah, giustamente dice Ruggero Marzoli, vogliamo vedere la ricevuta perché non possiamo crederci. Ce lo garantisci? Questa sera offre per tutti, si è rovinato. Con i compagni, però con noi no, quindi stasera devi recuperare. Va bene, comunque, come ti è venuto, scusa, rapidamente, come ti è venuto di... sa che devi accendere il microfono? Acceso. Adesso è acceso. Perfetto. Senti, giusto per farci venire un po' di invidia, ma quant'era la quota? La quota la settimana prima, io giocavo la settimana prima del mondiale, era a 18. Poi il giorno precedente alla gara, appunto, era scesa abbastanza. Vabbè, complimenti comunque, complimenti. Magari quando c'è qualche grande corsa l'anno prossimo ti invitiamo la settimana prima, tu ci dici chi dobbiamo giocare e noi la giochiamo. Leggiamo i messaggi che sono arrivati a casa, grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo. Maurizio Formichetti, dove sei? Il giro gira alla larga dall'Abruzzo, ce l'aveva già detto però, speriamo per la Tirreno Adriatico, però per la Tirreno non ci sono problemi. Va bene. E ciao Umberto, ma la squadra la fa il prossimo anno? Qui si apre, attenzione, un attimo, poi rispondiamo con calma. Li leggiamo e basta. Ancora. Dopodomani c'è il Giro dell'Emilia. Nel 2008 sul San Luca si è visto uno degli scatti più violenti della storia. Purtroppo su internet non si trovano video di quello scatto. Jacopo, se hai video, mostralo. La catena ha rischiato di spezzarsi quel giorno. Arrivo bellissimo. E no, nell'archivio, a meno che non si trovi sulla rete, caro amico, purtroppo non abbiamo la possibilità. Io c'ero però, eh. Ruggero c'era? Io c'ero. Che cosa ti ricordi? Veramente, è stato mostruoso. Sì, eh? Il giro prima mi ha fatto l'occhiolino. Vabbè.
Ancora. Con un velo di simpatia dico al conduttore, tra qualche settimana, qua andiamo sul calcio, apriamo una parentesi dolorosissima, via Mazzarri di corsa a piedi, io sarei anche d'accordo, però il problema è che non comando io, e dentro Guidolin, in volata, magari da portare in trasmissione prima o poi a parlare di ciclismo. Un abbraccio a te, grazie, che immancabilmente sei sempre sul pezzo, povera Inter, Maurizio da Foscia Cesia. Maurizio, io ti saluto e condivido quasi in pieno, anzi in pieno quello che dici, forse Guidolin magari non risolveva, anche perché poi mi pare che abbia anche smesso di allenare, quindi insomma, però su quello da mandare via siamo d'accordo, siamo assolutamente d'accordo. Torniamo al mondo del ciclismo, però la squadra, e lo chiedo a Pietro Edoardi, Umberto Di Giuseppe l'anno prossimo la fa? Umberto ogni volta, ogni anno praticamente ha delle piccole riflessioni, però dopo la sua passione per il ciclismo la conosciamo tutti e inevitabilmente sta sulla breccia, sta sulla strada insieme ai suoi ragazzi, perché se gli manca il ciclismo, pensa Umberto, gli manca la sussistenza e la vita praticamente, quello che per lui è diventata purtroppo oltre la passione diciamo un vero praticamente diciamo stimolo a fare sempre bene del ciclismo abruzzese, il bene dei ragazzi che praticamente si impegnano in Abruzzo e che hanno la possibilità almeno di avere una prospettiva per poter passare nel mondo del professionismo. È certo che è dura perché gli sponsor sono praticamente abbastanza latitanti in Abruzzo, ma penso in tutta Italia, perché con la crisi economica, con quelle che si sta verificando a livello diciamo nazionale in Italia, è difficile reperire le risorse, e questo dobbiamo dare atto a Umberto, che lui è capace di vivere con poco. Penso che in questo mondo non siano molto quelli che riescono a ogni anno a fare una squadra, a portarla avanti e fare tutte le corse più importanti delle dilettantistiche che si fanno in Italia. Questo è un merito immenso e io lo ringrazio, perché ormai dopo quasi 40 anni che stiamo insieme, quasi 40 anni che almeno siamo amici, siamo diventati amici, e qualcuno ci ha scambiato in passato pure per fratelli addirittura, molte volte, e diciamo che è una cosa molto bella. Molto bello, perché stasera mi rivedo Rocco Men che ha corso con noi, rivedo, vabbè, lasciamo perdere Luciano, che ormai per noi è stata una bandiera in quegli anni 80, praticamente all'inizio degli anni 80, quindi diciamo, è stata una bandiera, ma questo ci ha dato la forza, a Umberto di andare avanti. Gli devo dire grazie, perché senza di lui il ciclismo abruzzese pensa che... Ma noi dobbiamo dire grazie a voi che ci avete stato sempre vicini, insomma. Perché Edoardi con me è stato, non dico il primo anno, ma dal terzo anno è stato sempre presente, è sempre rimasto presidente dell'associazione, quindi che abbiamo gente come lui, come l'Aran e come tanti altri che praticamente sono stati sempre vicino, e continuiamo a fare quelle che dobbiamo fare. Non è che ci sbilanciamo molto, facciamo quelle che possiamo fare, però facciamo sempre la nostra parte, insomma. Però adesso devi rispondere alla domanda. Basta che c'è qualcuno che la domanda. Alla domanda. Ma non so chi è che ha telefonato, può anche darsi che sono qualche corridore che tutti i giorni mi telefona e mi dicono: Umberto, io la prima risposta che dico, guardi, difficilmente che faccio la squadra, non lo so. Ovviamente è questo, può anche darsi che non la faccio, ma può anche darsi che però... la rifacciamo. Con un sorriso anche se non facciamo la squadra, siamo sempre qua presenti. Ok, no? Ok, con un sorriso che però tradisce qualcos'altro. Va bene, poi ne parleremo abbondantemente. Però io adesso, siccome poi Rocco Menna ci saluta dopo la seconda pausa pubblicitaria, allora Rocco, apro il discorso con te relativo. Innanzitutto facciamo un bilancio di questa stagione, che era una stagione, se vogliamo, tra virgolette, di prova, di praticantato. Sì, era una stagione, doveva essere una stagione, diciamo, un po' di pausa, tra virgolette. Infatti abbiamo fatto un attimo un passo indietro e siamo scesi nelle Continental, innanzitutto per continuare a fare attività in regione, quella era la cosa fondamentale. E nello stesso tempo fare un attimo una riflessione su tutti i casi accaduti la scorsa due stagioni fa.
Una stagione inaspettata, perché alla fine paradossalmente abbiamo raccolto più quest'anno a livello di immagine che non l'anno precedente. Per noi, parlo a livello di azienda Farnese, era fondamentale fare una stagione importante, specie in quei paesi dove noi siamo presenti a livello commerciale. Quindi abbiamo vinto in Giappone, abbiamo vinto in Corea, abbiamo vinto in Cina, tutti quei paesi dove Farnese Vini è presente ed è presente in modo importante. In Europa abbiamo fatto bene in Lituania, abbiamo fatto bene anche in Italia, perché tre settimane fa con Grega Bole all'Appennino, all'Agostoni, insomma, ha fatto dei bellissimi risultati. E poi al Pantani, sempre con Grega Bole, secondo dietro Colbrelli, che tra l'altro ha vinto oggi. Ha vinto oggi, sì. Una stagione bellissima, con tanti giovani, e il merito va senza ombra di dubbio a chi ha voluto fortemente questo progetto, che è Stefano Giuliani. Con lui abbiamo deciso di proseguire anche l'anno prossimo, perché reputiamo Stefano un vero trascinatore per i giovani, un vero motivatore, una persona che riesce veramente a inculcare, a tirar fuori al ragazzo il massimo. E io penso che Stefano sia la persona giusta anche per quanto riguarda Cunego. Sì, po' vediamo il comunicato sul vostro sito vinifantiniteam.it, così vediamo anche la foto di Damiano Cunego con Stefano Giuliani e con Valentino Sciotti. Su Damiano Cunego, dicevi del motivatore Stefano Giuliani con i giovani, secondo te saprà essere altrettanto motivatore per Damiano Cunego? Guarda, io non lo conosco personalmente, quindi parlo per quello che ho potuto vedere al di fuori, dall'aspetto che Damiano mi ha dato così nelle varie interviste, nei vari percorsi che lui ha effettuato nell'arco degli anni. Mi sembra una persona piuttosto silenziosa, timida, e quindi con Stefano, secondo me, è il giusto binomio, e secondo me, tra virgolette, Damiano è ancora bambino, posso usare questo termine, e quindi sono convinto che Stefano riuscirà a far tirar fuori a Damiano quella grinta, quella giusta motivazione per far bene alla stagione prossima. E mi auguro che Damiano serva da lezione a tutti quei giovani che abbiamo all'interno della squadra. Certo che sono due caratteri molto molto differenti, uno... E poi soprattutto lui ha 32 anni. Lui ha 32 anni, sì. Quindi ti ringrazio per il bambino, anche se indirettamente, non volevo, però ti ringrazio comunque per il bambino. Ma sì, atleticamente a 32 anni si dice che si riesce a dare il massimo dell'espressione. Quindi, diciamo che arriva quella sorta di maturità anche intellettiva. Esatto. E quindi io penso che Stefano, giustamente, vederli insieme sono molto differenti l'uno dall'altro. Ma noi quest'anno in squadra abbiamo un altro direttore sportivo, che è Alessandro Spezialetti. Sì. Dico Alessandro Spezialetti perché caratterialmente un po' rispecchia il carattere di Damiano, e sono riusciti a coinvivere in modo splendido e hanno effettuato una stagione eccezionale. Quindi alla fine, insomma, il carattere di Stefano con Damiano, secondo me, riusciranno a fare molto molto bene. Senti Rocco, hai parlato prima, abbiamo fatto un passo indietro, ma per farne però subito uno avanti, perché il nostro team diventa professional, incrocio le dita, perché ieri è uscito il comunicato da parte dell'UCI di tutte le licenze, le richieste di licenze professional e pro tour, e tra le varie richieste appunto figurava la nostra come Nippo Fantini. Chiaramente adesso ci sarà la commissione UCI che andrà a valutare tutte le richieste, noi incrociamo le dita, mi auguro che non ci siano problemi. Tra le squadre mi dispiace perché non figura la Colombia, ma penso che a breve risolverà il problema. Dico la Colombia per un semplice motivo, perché lo staff, così prima parlavate dell'Astana, ma anche lo staff della Colombia è uno staff fatto da italiani, e quindi questo dispiace. Mentre ci sono i vari Bardiani, Androni, Neri Sottoli, sì. E quindi si incrementa ancora di più quella che è la lista delle professional. E chi anche dire? In questo, scusami se ti interrompo, c'è una sorta di cambiamento del ciclismo italiano, tendente più al pro. Tanto questo è il
e il comunicato, tendete più a squadre professional che non a quelle World Tour che praticamente sono quasi scomparse? Beh, hai fatto un'analisi giusta per un semplice motivo. Faccio una piccola riflessione. La Cofidis, sì, che è una squadra professional, ha fatto Tour, Vuelta e attualmente ha acquistato Boigny. Quindi cosa vuol fare? Vuol fare Giro, Tour e Vuelta. Chiaramente io parlo sempre come persona esterna, quindi non conosco poi personalmente quali sono tutte le caratteristiche del World Tour. Però fare una professional ha dei costi inferiori rispetto a una World Tour. Ma se hai un budget importante e acquisti dei corridori importanti, a quel punto conviene fare più una professional, perché tanto bene o male gli inviti ai grossi giri, alle grandi classiche, comunque te le fanno fare. La MTN Qbega sta allestendo una squadra, ma non da Pro Tour, sta spendendo un botto di soldi e ha deciso di rimanere nelle professional. La YAM, che era una squadra, esatto, professional, quest'anno ha partecipato sia al Tour che alla Vuelta. Esatto, esatto. Quindi diciamo che il mondo delle professional comunque si avvicina tantissimo a quelle delle Pro Tour, ma comunque con dei budget inferiori rispetto alle Pro Tour. Ma in fin dei conti, se andiamo a valutare un po' quello che è l'andamento del nostro paese, quindi quella che è la situazione nostra, oggi trovare uno sponsor, un partner che investe nel ciclismo e porti un team nel Pro Tour, io personalmente non riesco a trovare una situazione del genere. A parte la Lambre, ma la Lambre, signor Galbusera, è una persona veramente appassionata, ma con un prodotto che loro fanno, che sono lamiere, cioè lì sta a dimostrare proprio la passione dell'imprenditore, perché a livello commerciale investire con un nome, Lambre, lamiere prerivestite, non lo vedi da nessuna parte. Non lo vedi da nessuna parte. Vedi Rex, vedi. Quindi, certo. Ariston, almeno che non sei una ditta di bici come Cannondale, come BMC, allora lì cominci cioè, c'è una ragione per cui fare il Pro Tour. Ma oggi un imprenditore che tiri fuori 6-7 milioni di euro per poter allestire una squadra Pro Tour in Italia, signori, io difficilmente riesco a pensare a una cosa del genere. Prima di vedere Segui il ciclismo e quindi prima di salutarti, Rocco, io volevo chiederti se hai dato uno sguardo al Giro d'Italia 2015. Intanto possono partire un po' il percorso con immagini a scorrere, perché magari lo analizziamo soprattutto nella parte finale, che è quella che ci interessa. Ma guarda, io ho fatto la stagione pensando ai risultati, pensando ad allestire la squadra, e quindi sempre con con i battiti sempre accelerati per quanto riguarda poi il discorso squadra. Da qui a gennaio, fine gennaio, quando tireranno fuori i nomi delle squadre, le wild card delle squadre Giro d'Italia, per noi sarà una sofferenza atroce, una sofferenza atroce. Io spero solo che sia RCS, soprattutto che RCS valuti il discorso professional italiane, anche perché oggi fare del ciclismo in Italia è difficile, trovare sponsor è difficile, quindi la mia riflessione è quella di dare un giusto premio a quegli imprenditori che continuano a investire in questo settore, quindi valorizzare un po' quelle che sono le squadre italiane. Come ti sembra questo Giro d'Italia? Ma a vederlo mi sembra bello, mi dispiace che non passi in Abruzzo. Sappiamo benissimo quali sono le questioni, mi dispiace tantissimo, però è un bellissimo giro. Io guardo la mia formazione, nel senso che la squadra è stata, per l'anno 2015 sapete benissimo che è stata passata ad un'altra società di gestione, e a capo c'è Francesco Pelosi, che sarà il general manager. Chiaramente il management poi sarà costituito sempre dalle persone che erano a fianco a me quest'anno, sì, quindi Maurizio Formichetti, con IDS e Stefano Giuliani. Vedere il team che stiamo allestendo, il Giro d'Italia, per noi sarà fondamentale, ma abbiamo anche le persone giuste, i giovani giusti per poter essere lì in prima linea, chiaramente non a dover vincere un giro, ma sicuramente a ben figurare.
Va bene. Allora in bocca al lupo, Rocco. Ti Crepi. Aspettiamo presto. Ovviamente queste ancora intanto scorrono le immagini. Questa è la quarta tappa da Chiavari alla Spezia. Si parte, insomma, dalla Liguria. In bocca al lupo alla Crepi. Tua Fantini Poderosa. Speriamo magari, che ne so, magari l'anno prossimo, una nuova edizione, di avere Damiano Cunego almeno all'inizio qui ospite da noi, insomma, speriamo che sia dalle Ma lui nostre... dovrebbe essere in Abruzzo, penso, già tra i primi di dicembre, quindi eventualmente un saluto volentieri. Va bene, grazie, in bocca al lupo di nuovo a Rocco grazie. Menna e alla sua Vini Fantini. Nippo De Rosa, lo salutiamo, noi adesso ci andiamo a vedere Segui il ciclismo, il penultimo per la stagione, quindi mi corre l'obbligo anche di pre-ringraziare Alessandra Portinari per l'apporto a questo progetto, perché con la sua rubrica, insomma, che ha avuto tantissimo successo, ha avuto tantissimo riscontro. Oggi andiamo a casa di Nello Di Mauro, Segui il ciclismo. Oggi siamo a Tollo, in via Mazzini, andiamo a trovare Nello Di Mauro, uno degli storici protagonisti del ciclismo dal dopoguerra fino a 10 anni fa, quando andava ancora in bicicletta. Will you call me your baby? Well, you say that you need me, like the ocean needs sand. E siamo con il signor Nello Di Mauro. Lei è stato corridore fino a pochissimi anni fa. Quella è stata fino al 2000. Quale corsa ha fatto che ha segnato la chiusura della sua carriera? Beh, le corse, tutti i posti, tanto a Lanciano, a Chieda, a Pescara, tutte le corse che si facevano, partecipavo. Ma tante di quelle corse, sempre continua. Tutte le corse che ci stava, l'Abruzzo e Molise e ciò alle Marche. È stato sempre un fedelissimo però del Matteotti. Sempre, sempre. Io sono sempre seguito all'organizzazione, sempre. La prima ne sono corse e tutte le corse, 37 anni, 67 anni, tutto l'ho fatto, tutto, dalla gara a sé, tutto qua. Poi riesce quelle, mi vorremmo un sacco di bene, tutto quanto. Lei ha partecipato pure al Matteotti nel 1945. Sì, è finita la corsa, sono arrivato un po' tardino, tutto quanto. Però sono tre gomme per la strada, sennò arrivai prima. E allora farò tre volte, tre butte, la parte di penne, la parte di penne tutte rotte, la strada, le cose, dalla guerra, danneggiate, capito? Signorello, ma lei tifava di più per Bartali o Coppi? Beh, da una parte era più calmo Bartali, più buono, ci poteva parlare, che Coppi. Coppi giustamente era un po'. 307, capite? Se tu stavi arrivando, se ne sei stanco, ne volevi sentire ciò. Mentre Barton, che era santa pazienza, faceva le firme, era una cosa bellissima. Era una persona. Una persona di cuore, generosa. Di cuore, e quelli quando ha avuto l'alluvione, non so se mi ricordo, era mai senza niente, ha perso tutto, capite? È stato l'unico che ha dato un consiglio a Bartali, proprio al Matteotti. Allora Matteotti il consiglio, se mi uscite fuori dal campo Rambigne, no, se ti guardi, vedi che la curva sotto lì, sta una curva, lei sotto proprio lì, la curva, il sottopassaggio del treno. Quando si è arrivato a quella zona qui, fatta avanti perché sennò comincia a correre, metta avanti da 2-3 km prima, sempre avanti, rispetto poi il filo, fino all'arrivo. Bene, tu entri, prima che entri, tu da te lo punto, no? Che si è fatta la curva quella, fa la curva forte quella, fai quest'altra e tu fai primo. E poi vinse. Ma sentito, e dopo, quando mi da ringraziare, te senti mi dicevo, quelli, io non vincevo la corsa oggi, mi sono abbracciato, è stata una cosa bellissima.
There's a Susie on it. Would you please be my missus? Susie says yes with a kiss. Now he's tickling her fancy, rubbing her toes, muzzle to muzzle. Now anything goes as they wriggle. Ma è vero che lei costruiva anche biciclette? Sì, sì, di legno. Vedete che si muove, io da 4-5 anni. Io lì dicevo, mi dicevo, guarda a me come faccio io. E giustamente, io guardava mio padre, mi diceva le cose, mi sono imparato tante cose. E ci sono cresciute e mi ho maturato sul lavoro. Perché da piccola, che l'età piccola, stare giornate vicino al suo papà, a vedere, a dare, a imparare, mi ha istruito assai, mi ha dato una spinta straordinaria. Qual è stata la corsa più difficile, se la ricorda? La corsa più difficile, quella Matteotti, quella Semiti, quella più difficile è stata. Però alle Marche, a tutte le vie, buone e belle. Una volta guardi a Grelle, ha avuto una pioggia, guarda, la gente tutta scappata poco, rimasta per la strada, la troccona moriva. L'acqua che veniva, le PM, tutto lì. E poi a Penne, siamo venuti a Penne una volta a fare corsa, ha usato una pioggia da tutto il giro. Siamo fino a Vestega, tutto il giro lì. Quando stiamo a scendere verso l'Aquila, che la cosa così, si mette a piovere l'acqua, Madonna, l'acqua, tutti gli alberi che cadevano. Ma quello che ci ha passato tutta la macchina, che veniva dopo, si è messo a cavallo. Noi chiamiamo prima, siamo rimasti a piedi. Poi per girare là, meno male che poi ha passato un altro autista, magari che se non rimaneva là. Lei ha conosciuto Alessandro Fantini? Fantini, un'amicizia, sempre che sarà meglio col dolore di dollo, sempre a fare volare. Fantini era un talento, una cosa grande. E invece Vito Taccone? Vito Taccone era un'amicizia mia, forte. Vito Taccone era furioso, però era un buono acero. Vedi che lui vede tanto brutto qua, mentre era uno che è Taccone, invece figurati quanto bene gli voleva. E ogni addio andava, però anche quelli che li sfotteva, cadeva e menava, e quello ha sbagliato, si è giocato tutta la vita sua, e si faceva dello sgarbo di calcio di andata alla federazione. Look out on a summer's day, with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills, in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say. Com'è cambiato il ciclismo in questi ultimi anni? Il ciclismo è cambiato perché tutta questa gente che si quella, però sono loro che gli danno queste robe, che le corridore non le vuole, capito? Chi gli dà e chi non gli dà c'è la differenza. Loro che è una cosa che non va bene. Ora lei ci vuole per tutto o per niente, per nessuno. Io però, come capita, capita. Uno li punisce, uno no, quello è sbagliato. Io non apprezzo la gente. E poi qualche anno fa lei ha scritto un libro dove sono raccolte tutte le sue avventure nel mondo del ciclismo. Beh, è una cosa che mi è piaciuta a me, però ci abbiamo impiegato qualche paio di mesi per fare questo libro. Io la sera mi mettevo a scrivere, fino a mezzanotte, non le due, ho ritrovato tutti i documenti, le cose, le giornali, ma ci è voluto mese e mese, capito? E allora le sono riunite e io mi riscrivevo da solo, facevo la brutta copia, poi chiamavo mia figlia, se sedevamo a casa sua fino a mezzanotte all'uno, tutte le volte, ma durati mesi, però per raccogliere quello ci ha voluto. E ci sono migliaia e migliaia di giornali, io si vede il giornale che tengo io, una cosa straordinaria, la Gazzetta dello Sport, madonna quanta soldi te. Ci sono delle foto con la maglia che indossò Cipollini quando vinse il mondiale. La maglia Cipollini quando è venuto a Tolle me le sono misurate sopra Ruparc,
Moro tanto bene, parlavamo perché la prendeva la candela piada, corso che la candela tolla. Anche la candela tolla vendere per il mondiale. Siamo a Roma, lo parca lì, come ne porco a così la candina, perché in prima fila stavo sempre io. Poi la candina, dice, ricordano a me, prima di fare le corse, dice Nelle, tu che vuoi, che corso vuoi fare? Io devo essere il Giro d'Italia. E fatto il Giro d'Italia. Io, il Giro del Mediterraneo. Il Giro del Mediterraneo, le dice il presidente della cantina, subito pronto. Il presidente Perantuono. Perantuono, sì. Quello che dicevo io faceva tutto. E allora le facciamo un caro augurio affinché possa riprendere anche la bicicletta da corsa. Io, magari l'età è 91 anni. Speriamo che il Padre Eterno darà salute ancora, sono credente pure, ci credo. Se mi dà la forza, poi ci arrivate, la bicicletta ci vede fino adesso, però fare la cosa lunga non posso fare. Però tutti i giorni, in periferia, tutti i giorni ci esce. Tu io la mattina, io tanto 2 chilometri, 2 chilometri, torno alle periferie, sempre che la bicicletta. Mi fa quelle torne, guarda un po', 90 anni, 91 anni, guarda sopra la bicicletta, come ci attiene, ma certe sgruppate straordinarie, non le sono lasciate mai, per quello che sto ancora magro, se no te ne lascia una pancia grande, capito? Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Ciclisport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM, ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum, abbigliamenti personalizzati, scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave. Computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott. Assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Ciclisport, Via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19, dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group. Leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Da oggi, Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo, con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza. Nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. 97. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata. Sono vicini a te. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Europa Ovini. Da 3 generazioni nel campo della lavorazione di carni suine, ovine e bovine. Produzione di carni selezionate, prosciutti stagionati, salsicce e salumi distribuiti in Italia e in Europa. Europa Ovini è rinomata per la produzione di arrosticini di altissima qualità e della porchetta, preparata secondo le tradizionali ricette abruzzesi. Europa Ovini. Ripateatina. Chieti.
you're the one, you're the star, you're the one, you're the star, you're the one who stands apart. Where you go makes you who you are. Guess who's been to Arancuccine? Guess who's been to Arancuccine? Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Chi ci ha scelto è andato oltre. Chi ha scelto il tetto in legno o una casa in legno della Eramo Legno System non ha visto solo il costo. Chi ci ha scelto lo ha fatto per la cortesia, la cura della progettazione, il rispetto dei tempi di montaggio, la qualità dei prodotti in tutti i suoi dettagli, la disponibilità trasmessa da ogni contatto che lo ha legato alla Eramo Legno System. Chi ci ha scelto è andato oltre. E tu? Cosa scegli? A Pescina, Eramo Legno System. Per info 0863 89 81 66. Legnolamellare.net. Eramo Legno System. Case fatte per durare. Allora, eccoci qua, ritornati per l'ultima parte di questo velo numero 32. Innanzitutto dobbiamo fare i complimenti a Nello Di Mauro. L'abbiamo visto in forma smagliante, gli facciamo tantissimi complimenti, così come rinnoviamo i complimenti e grazie ad Alessandra Portinari, perché insomma quest'anno ci ha fatto passare davvero delle belle serate, anche speriamo ai nostri ospiti, poi magari qui ne abbiamo due che sono stati intervistati, sia Ruggero che Pietro Edoardi, poi magari glielo chiediamo. Però andiamoci a leggere alcuni messaggi, grazie perché continuate a scrivere al 392-623-70-60. Complimenti all'Aran di Umberto Edoardi che da oltre 30 anni investono sui dilettanti, categoria che in Abruzzo sta scomparendo, tra un po' ne parliamo. Ancora, ma quale Giro d'Italia con tappe europee dove il bel paese è sempre mal rappresentato e raccontato nel suo territorio, nella sua storia. Tanta nostalgia post-guerra, uno sport che raccontava la vita di un paese quando si era poveri davvero ma si pedalava tanto. Torniamo al passato, dalla costa dei trabocchi, a proposito di paesaggi, bellissimi. Ancora, complimenti a Giuseppe Fonzi, oggi alla Coppa Sabatini quasi 100 km di fuga. Gli facciamo davvero un in bocca al lupo a Giuseppe Fonzi, che è stato nostro ospite qualche settimana fa. Ancora, grande in bocca al lupo alla squadra Vini Fantini di poter partecipare al Giro d'Italia. Marco da Teramo, Marco, ce lo auguriamo anche noi che la Vini Fantini possa partecipare al Giro d'Italia. I messaggi sono finiti? Sono finiti? Pensate, ma ne è arrivato uno, è arrivato a me personalmente, ma ci tengo particolarmente, lo leggo, ed è di William Carosella, che insomma Umberto conosce benissimo, penso anche Piero Duarte. Noi dobbiamo ringraziare voi che ci siete stati sempre vicino. Ovviamente gli mando un abbraccio a William, che è una di quelle persone, gli faccio anche un applauso, che è una di quelle persone che ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere. Grazie William, ci vediamo presto, un abbraccio davvero, ci vediamo quanto prima, tanto ovviamente siamo sempre qui, siamo sempre qui. Allora, parliamo con Umberto Di Giuseppe della sua squadra. Parliamo anche di un movimento, poi lo faremo anche con Pietro Edoardi, di questo movimento giovanile, Umberto, che sta scomparendo in Abruzzo, diceva, ci dà l'assist il nostro telespettatore. È un movimento irreversibile? Più di tutto quel signore che ha detto 30 anni, non è 30 anni, pensi l'anno prossimo sarebbe il 41esimo. 40! Poi non sarebbero, è... Non però è qualche che... giorno in più, eh? Non è che sta scomparendo, noi siamo sempre qua, partiamo sempre coi piedi per terra, cerchiamo di fare il nostro dovere e continuiamo a fare dei piccoli risultati, noi ci accontentiamo di quello che facciamo. È interessante di fare sempre delle persone serie, ci sono dei ragazzi molto educati, anche se qualcuno vuol dire che non è vero, però ti dico che c'è dei ragazzi veramente entusiasti.
Adesso quest'anno abbiamo fatto 3 vittorie con Durbano, più ho fatto tanti piazzamenti anche delle corse internazionali, adesso sono 3 corse che lui si è fermato. Anche ieri, lunedì, abbiamo fatto secondo con Antonio Di Santa in Toscana, domenica abbiamo fatto 7° a Monte Granaro con Sospetti e tanti altri piazzamenti, anche se le ultime corse non ci abbiamo l'uomo guida che era Marco Durbano, anche adesso ci stiamo mettendo in luce e facciamo il nostro dovere. Pietro Dardi, il ciclismo di quando è iniziato 40 anni fa con Umberto Di Giuseppe, come è cambiato? Beh, è cambiato notevolmente. Noi dobbiamo pensare che già allora le attrezzature, le biciclette non erano chiaramente quelle di oggi. È vero, come prima. Ma comunque già partiamo dalla questione tecnica, diciamo, delle attrezzature. Però la cosa è certa che allora noi c'erano dei ragazzi veramente con una volontà di ferro. Io quando mi ripenso a molti corridori che sono passati per la nostra squadra, non voglio fare nessun nome perché ne sono tanti. Però ricordo con molta praticamente commozione anche dei ragazzi che qua a Natale o telefonano o praticamente mandano una cartolina, dicono qualche cosa che ricordano con simpatia il sottoscritto Umberto. Umberto adesso ha detto 40 anni fa era un altro mondo, Umberto, era un altro mondo e noi lo vivevamo con uno spirito diverso. Nessuno poteva immaginare il declino che c'è stato praticamente in Italia in questi ultimi anni, che sta portando anche alla sofferenza del movimento giovanile, se vogliamo, perché trovare degli sponsor, trovare delle persone appassionate che danno una mano a chi vuol mettere praticamente dei ragazzi su una bicicletta e farli correre in giro per l'Italia è drammatico. Umberto, la cosa che dice, prima si andava a correre in Toscana, si andava in Lombardia, ti danno il rimborso spese o ti davano il pernotto, adesso non c'è più nulla, ma solo a pensare cosa si spende in carburanti praticamente per andare in giro per l'Italia, per fare le corse come le fa Umberto, che le fa tutte praticamente, a cominciare dalle classiche del mondo dilettantistico ad andare a tutte le corse che si fanno in giro per l'Italia, io alle volte mi spavento, dico Umberto c'ha una forza, un coraggio che penso nessun altro darà mai per questo sport, perché praticamente ci si deve essere tagliati e si deve essere preparati come lui, oculato anche nelle spese, riesce a far miracoli con le poche risorse che ha. Praticamente intanto mentre parlate stanno andando le immagini di quando Siano Tardi Alessandro è venuto a fare le visite, poi tra un po' ne parliamo, Luciano. No, do quasi ragione a Pietro, nel senso che negli anni 70, i primi anni 80, era un ciclismo dove c'era veramente la voglia di crescere, di portare avanti il progetto, di eccoti confermare. Umberto, guarda quanto tempo fa. Sì, guardate che c'era mio figlio che adesso sì. Ha 42 anni, guardate un po', e questo è praticamente la vittoria a Orvieto di Pica, praticamente una premondiale al Giro dell'Umbria, il Domo di Orvieto, guardi, partimmo. Poi porta la maglia della concorrenza, Scavolini. Sì, per Scavolini, perché la Scavolini perché era la maglia verde del leader della classifica. Della il leader della classifica del Giro dell'Umbria. E noi i torti li abbiamo subiti. Quell'anno Pica vinse tante di quelle corse, vinse il trofeo stadio e non fu portato ai mondiali, non riapriamo le polemiche o quant'altro, però purtroppo essendo gli abruzzesi non ci hanno sempre guardato con un certo distacco anche da persone senatori, ma non è vero, Pietro, quell'anno... è vero, perché già ai mondiali siamo andati, sì. C'è una bella maglia azzurra, io con un secondo capito, posto, però non è che ci hanno fatto dei torti, purtroppo la vita è questa, il ciclismo è questo. Ho fatto seconda ai mondiali, Caruso, guarda. Ma lì è la vittoria del giro. Sì. No, lì è col Bucaro. Dico che lui è stato vice campione del mondo dietro a Gualdi. No, mi ricordo ancora come se fosse oggi. Sì, in effetti dicevo, c'era proprio la voglia di crescere, di portare avanti progetti, di confermarsi o di confrontarsi anche con i grossi team che c'erano già negli anni 70, 80 in Italia. Invece adesso c'è un ciclismo di contenimento, c'è un ciclismo di speriamo che ci si salvi, quindi c'è un entusiasmo decisamente diverso. Però giustamente
la famiglia del Veloclub Montesilvano è stata quella che ha più rappresentato il ciclismo nella nostra regione, ha tirato fuori Umberto con il team, hanno tirato fuori 30-40 atleti che poi si sono confermati anche nel mondo del ciclismo professionistico, quindi una realtà che ha dato tantissimo a questo movimento. Noi ci auguriamo che Umberto, Edoardi, tutto lo staff organizzativo di questo team possa ancora dare delle garanzie a questi ragazzi che affrontano questo durissimo sport, questa durissima attività sportiva, e anche se, come dicevano appunto i nostri ospiti, siamo veramente in un momento di grande difficoltà. Momento di grande difficoltà anche dal punto. Sì. Comunque non è vero che i giovani adesso non ci credono oppure lasciano stare, anzi, prima i corridori erano più pagati di adesso. I corridori di adesso accettano anche la crisi che c'è attualmente, perché ci sono ragazzi che non prende nulla, se fa veramente questi sacrifici bisogna fargli un elogio, perché per i tempi che corre, prima il discorso era diverso, ma adesso i giovani adesso sono più evoluti da prima, capito? Prima facevano un altro tipo di sacrifici, ma anche adesso non bisogna dire che non fanno i sacrifici li fanno e forse li fanno più di prima, perché prima era più riconosciuto, capito? Per questo. E per fortuna che c'è sempre le famiglie, che i primi sponsor di certi progetti sono le famiglie, e le famiglie a volte per far fare le attività sportive ai propri figli giustamente hanno anche loro degli investimenti da fare e quindi da ammirare e da portare in grossa evidenza anche questo tema. Puoi domandare ai miei ragazzi, quelli che gli dico io, che dovrebbe sempre rispettare i genitori, che sono sempre quelli che fanno più sacrifici di tutti. Io infatti certe volte mi arrabbio con loro quando casomai gli rispondono male. I genitori sono sempre i genitori, e se fa qualche sbaglio lo fa sempre per l'amore del figlio, non è che lo fa perché gli vuole male. Dicevamo, un momento più complicato anche dal punto di vista organizzativo, perché prima abbiamo visto il Giro d'Abruzzo, abbiamo visto, insomma, voi siete stati sotto questo punto di vista dei pionieri, ecco. Con il Giro d'Abruzzo praticamente quando abbiamo ripreso a farlo, dopo tanti anni che ha lasciato il Veloclub di Pescara, Umberto si cimentò, ripropose praticamente il Giro d'Abruzzo, è stato praticamente fatto e si è fatto con veramente come si doveva fare, con tutte le caratteristiche di una grande corsa. Poi c'è stato lo sforzo organizzativo fatto nel campionato italiano a Montesilvano, sì, che purtroppo è stato praticamente, inutile ricordarlo, per noi forse una grande, diciamo, parliamo di delusione dal punto di vista delle sponsorizzazioni e di quant'altro. Però in tutto questo praticamente oggi io mi rammarico, perché vediamo che il Giro d'Italia non toccherà per niente l'Abruzzo, ed è una cosa veramente grave, ma purtroppo i nostri politici a tutto pensano tranne praticamente a qualcosa che può dare diciamo uno stimolo alla folla che si prolunga le strade per vedere il passaggio dei corridori professionisti di una grande corsa a tappe. Ma la stessa cosa si può dire per tutto, perché in Abruzzo le corse ne sono rimaste veramente poco. Sì. Veramente. Ma io sono del parere che non è che sia, ma anche a me dispiace che il Giro d'Italia non passi in Abruzzo oppure anche la Tirrenia Adriatica, perché io vado sempre a vedere anche gli amici di Guardia Grela, l'anno scorso è stato bellissimo. Però non è che bisogna piangere tanto perché manca il Giro d'Italia all'Abruzzo. Noi per tutti abbiamo tante corse abruzzese, che se ci buttiamo tutto sul professionismo praticamente viene a mancare le sponsorizzazioni delle corse diciamo giovanili. Una volta che manca le squadre giovanili manca tutto. Certo. Per esempio tante organizzazioni hanno piante che sono mancate le corse, però non hanno piante per esempio al Giro d'Abruzzo. Noi abbiamo fatto la settimana tricolore, il sottoscritto ancora adesso sta pagando i sacrifici che ho fatto per fare quella manifestazione. Abbiamo fatto una manifestazione in primo livello perché siamo stati premiati come miglior organizzazione della settimana tricolore, però
prestate quelle fregature da gente politica che hanno fatto delle grandi stupidate. Lì era un'organizzazione del Giro d'Abruzzo e della Settimana Tricolore abruzzese. Non stiamo parlando del Giro d'Italia. Il Giro d'Italia, se non si fa in Abruzzo, si fa nelle Marche, si farà in Lombardia, sì, eccetera, eccetera. E poi a vedere il percorso di Interrompo Giuseppe, più che un Giro d'Italia, sembra un Giro del Nord praticamente. Ma non è il Giro del Nord, il fatto è che il Giro d'Italia è anche il Giro di Francia. Le classiche sono sempre sulle Alpi, sì, lo spettacolo, eccetera, eccetera. Purtroppo delle volte ci sono anche tante regioni del sud che non viene toccata. Io la Sicilia non mi ricordo, ma è da tanti anni che non si tocca, la Calabria è uguale. Beh, qualche anno fa c'è stato per esempio l'ascesa. Però non è che ci dobbiamo lamentare tanto in Abruzzo, perché in Abruzzo sono sempre fatte le cose. Sì, 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 anche in Italia da Monte Silvano Pescara, le tappe ci sono state, tappe completamente abruzzese. Anche l'amico Formichetti, oltre al sì, Giro d'Italia, anche la Tirrena Adriatica, ma se quest'anno manca il Giro d'Italia non è che dobbiamo piangere tanto. No, assolutamente. Anzi, io inviterei tutti quelli che si interessano di sport di aiutare più tutte le squadre giovanili, perché sì, se ci sono i giovani si arriverà dove si arriverà. Se non ci sono i giovani, non c'è la squadra giovanile, il ciclismo finisce, come il ciclismo potrebbe essere il calcio e tante altre cose. Noi piangiamo del ciclismo, ma tenete presente, anche nel calcio ci sono dei problemi. Le grandi città come Rimini, come tante Venezia, Italia, che non hanno fatto, non hanno scritto più le squadre. Sì, è vero, questo è bellissimo. Stiamo a parlare di tanta. Paesi molto più grandi, tante città più grandi dell'Abruzzo, insomma. Leggiamo un paio di messaggi, poi ho alcune domande, quelle finali per voi. Leggiamo gli sms, sono arrivati due mi pare. Il ciclismo deve ripartire, non possiamo pensare però sempre al passato. I nostri ragazzi hanno bisogno di gente di esperienza come voi, grandi Luciano, Pietro e Umberto. Andiamo avanti. Un saluto al grande Domenico delle Feste. Sei tu. Ottimo corridore della nostra Pagliare di Morrodoro, Pagliare di Morrodoro, tra un po' veniamo da te. Sono terminati, e lui al centro per la camera, il ragazzo al centro. Ok, tanto poi tra un po' lo andiamo a conoscere. Io volevo farti una domanda, Umberto, ma al netto di quelle che tu hai definito fregature, che non abbiamo dubbi a definire altrettanto tali, ma sarebbe così inimmaginabile in un futuro, diciamo, abbastanza prossimo, un Giro d'Abruzzo? È proprio così inipotizzabile? Ma guardi che noi di Giro d'Abruzzo ne abbiamo organizzato 13, fra i quali era anche Open. Però siamo stati sempre un po' trascurati dai politici e anche, diciamo, dai paesi, perché io, se mi dovrei mettere a fare i nomi, tutti quei comuni che non hanno finito di pagare, sarebbe da qua a domani. Ovviamente era quel periodo, ero un po' matto che mi buttavo, e purtroppo sono riuscito a pagare con tanti sacrifici, però non si possono fare più quei sacrifici là. Adesso ci sono state le manifestazioni che sono state sempre sponsorizzate politicamente, eppure adesso sono partite, non hanno fatto più. Noi abbiamo fatto tanto, io non è che ci vorrei tanto a rifare il Giro d'Abruzzo, ovviamente con le esperienze che ho, però abbiamo fatto 13, sarebbe anche giusto che lo facesse qualcun altro. Okay. Però non che qualcun altro arrivano, vogliono fare, poi il giorno dopo scappano. Questo è il discorso. Certo, noi certo. 41 anni, il prossimo anno è 41 anni, siamo stati sempre qua, abbiamo fatto il nostro dovere e siamo qua. 41 anni, 40 anni, però adesso ci devi presentare la tua squadra, perché insomma abbiamo visto il mago delle scommesse, Mucianese. Poi abbiamo Domenico delle Feste da Pagliare di Morrodoro, adesso li conosciamo tutti, perché poi, c'è la tua squadra, io è inutile che cerco di presentare, tanto li presenti tu. Quindi... Però stasera non è solamente 5. Vabbè. Comunque sulla sinistra c'è Di Federico, che è il nipote d'arte del famoso Lucio, che sì, a noi ci ha regalato con un anno 19 vittorie. Un ragazzo primo anno, praticamente si sta mettendo in luce, adesso da domenica comincia a fare il ciclocross, è un bravo ragazzo. Delle Feste è un bravissimo ragazzo, però gli manca quella grinta di cercare di fare risultati, di essere un po' più battagliere. Per quanto riguarda Ferretti... Lui è Di Federico, poi abbiamo Delle Feste al centro, questo per favorire la camera.
Eccolo qua, lui è Domenico delle Feste, che ovviamente risaluta in maggio gli amici di Pagliari di Morrodoro. E poi c'è Ferretti Matteo, che è il primo anno che sta con noi, anche lui ci vorrebbe un po' più grintoso, più uomo d'attacco. Allora, quando ha detto il primo anno che sta con noi, Ruggero Marzoli si è girato verso di lui e lui gli ha fatto uno sguardo come per dire eh sì, è il primo anno, e lui come se volesse dire non sai che cosa ti aspetta. Poi abbiamo Mucianese, che sì, l'avrei voluto in squadra già da tanti anni fa, però lui ha preferito andare a un'altra squadra, quest'anno è venuto con noi, si è comportato veramente buono, bene, e gli ottimi piazzamenti. Poi lui è un cronoman, praticamente è sempre un combattente, che gli dobbiamo dire grazie, se rimane con noi ci fa molto piacere. E poi c'è Antonio Di Sante, sarebbe l'ultimo, che domenica e lunedì ha fatto secondo lì in Toscana, è un bravissimo ragazzo, l'anno scorso non che non l'ho voluto, ha fatto la squadra. E lui era andato in Toscana l'anno prima e voleva ritornare con noi, io ho detto no, siamo pieni, però quest'anno l'ho preso, c'è una famiglia favolosa che gli sta vicino anche a noi, e io mi devo ricredere perché è veramente bravo. Devi ricredere rispetto a che cosa? Perché te l'avevo scritto in maniera diversa? No, perché l'anno scorso non l'ho voluto. No, perché non l'avevi voluto, allora... Okay. No, che non l'ho voluto, non c'avevo posto per prendere in squadra, però... Allora perché ti sei dovuto ricredere? Rispetto a ricredere nel senso che ho sbagliato, anche se non potevo, lo dovevo mettere. Veramente è un bravissimo ragazzo, se ti ascolto un po' di quelli che gli dici, lui potrebbe vincere tanto, è un ragazzo valido. Poi come non parlare degli altri, quest'anno Marco D'Urbano ci ha fatto tante quei bei vittorie, tanti piazzamenti, e poi c'è altri ragazzi come Sospetti, come c'è un americano, forse per l'anno prossimo abbiamo un australiano. Attenzione, ha detto l'anno prossimo, quindi forse, praticamente ha risposto. Però ti ho detto forse. Ah, forse. Poi... ha detto forse. Poi prendiamo... L'hai detto prima però forse, non adesso. Poi prendiamo qualche giovane, più in squadra l'anno prossimo abbiamo il figlio del nostro segretario Tiziano Onesti, che è Emanuele, che sarebbe anche un buon corridore, e come Simone Fonzi, che viene anche con noi. E poi ci sono qualche altro ragazzo che verrà. Verrà sempre. Continui a fare il mago ma non ci riesci, continui a cercare di fare l'enigmati ma non ci riesci. No, ho già detto. Non quella è che più... sarà la squadra dell'anno prossimo. Ma non è più come prima che mi avventuravo, adesso prima voglio le garanzie e poi cerchiamo di fare, perché non è che io voglio cambiare, però nemmeno che mi posso... Giustamente. Anche perché sono un piccolo pensionato. Insomma. Perché il problema di Umberto è uno solo, è il cuore, non è che comanda la mente, comanda il cuore. So. E purtroppo è un grosso difetto, perché lui molte volte è passionale, perché questo sport per lui è una linfa di vita. Quindi Umberto, grazie veramente, te lo dico io, perché noi siamo amici, sai? Se non c'eri tu praticamente, forse oggi non stavamo qua a commentare stasera il ciclismo. Siamo a quello che abbiamo fatto per Monte Silvano. No, non l'abbiamo fatto per l'Abruzzo. La settimana tricolore che abbiamo fatto, quello che ha fatto, no, su Monte Silvano, perché abbiamo fatto una prova dei professionisti senza spendere una lira, sia tutta la città di Monte Silvano. Non è che i politici prima ti fanno le promesse e poi non mantengono. Tu lo sai benissimo che io sono un piccolo pensionato che arriva, fai una prova di professionisti e non prendi una lira, è proprio una cosa. Però abbiamo portato chi era al vertice dell'amministrazione, lo so, però, con l'elicottero, perché voleva guardare la corsa dall'alto. Però i problemi in banca ci sta ancora Umberto lì. Umberto, per concludere questo bellissimo progetto, due parole su un'azienda che è il primo marchio di questo progetto sportivo che avete, che è l'Aran, un'azienda che da oltre 40 anni ti ha seguito e ti sta seguendo ancora, un'azienda che è vicino al vostro progetto da 40 anni, ciò c'ha un significato decisamente importante, ha riconosciuto e riconosce i vostri meriti e dopo 40 anni vi è sempre vicini. Ma io innanzitutto, per quando riparliamo l'Aran Cucina, che prima si chiamava Adriatica Arredamenti, devo dire grazie a Don Beppe Arangiare, che anzi già lui stava nel ciclismo prima che ci stavo io,
E ci correva Lucio Di Federico. Ci ha sponsorizzato, Lucio Di Federico correva con la Triade di Credamento. Quando è venuto con me la Triade di Credamento. Praticamente devo dire grazie a lui, però anche lui ci ha sempre ringraziato quello che abbiamo fatto per la Triade di Credamento e quello che abbiamo fatto per l'Aran. Attualmente il nome Aran è della famiglia Rastelli, devo ringraziare anche loro perché veramente gente seria, appassionata e ci danno tanto spazio. Non è che ti vengono a dire devi vincere, non fai risultati, lì qualsiasi cosa tu fai per loro va sempre bene. Noi l'abbiamo trattata ai guanti bianchi nel senso di immagine e di tutto, come dicevi tu prima che ero io che ti dispronavo a dire che nel ciclismo ci vuole la visibilità sia dalla televisione sia dalla stampa. Praticamente anche loro gli abbiamo dato tanta visibilità che lui ci ringrazia e noi ringraziamo loro per quello che fanno per noi. Perfetto, perfetto, siamo quasi in chiusura. Intanto io volevo un commento di Ruggero su, secondo te la fa la squadra l'anno prossimo, Umberto? È chiaro, guarda, che la fa, guarda, vedi dai tutti i messaggi che mandano Umberto ma la fa la squadra, perché ormai è una battuta risaputa. È una battuta risaputa. Però questa sera ho trovato un Umberto, ma sì, a parte il discorso di Montesilvano del cambio italiano, molto sereno, complimenti Umberto, perché di solito è più polemico, più negativo, invece ha parlato bene dei giovani, ha parlato bene dell'ambiente, no, vabbè, non si fa giù d'Italia qui, va bene, non un problema, è stato veramente molto sereno, non negativo, meno polemico, o perlomeno polemico solo su delle cose particolari che c'hai, che ti porteranno, ma sono meno problemi perché non ci sta quello. Se che mi stizzico un po', vogliono raccontare le stupidate, io gli rispondo a tuo. Chiaramente spende poco Umberto, ma ora lo dico io perché spende poco. Perché? Perché lui andando in Toscana non fa la autostrada. Lui fa con le Fiorito. Dove si deve fermare a mangiare il panino? No, prendiamo Umberto. Non ci sbilanciamo troppo. Io ti dico una cosa sola. A piedi direttamente. È l'unica squadra che loro te lo possono dire che sono qua presenti, che noi andiamo il giorno prima. Andiamo in albergo, prendiamo l'albergo, la sera ritorniamo, i ragazzi li porta al ristorante e poi li porta a casa, anche se c'è la crisi, io i miei corridori li tratto sempre quanto in bianco. Poi se c'è qualche ragazzo che si comporta male, a casa, assolutamente. Poi stanno là, puoi domandare se veramente è quello che dico io. Allora, no? Io non, siccome non abbiamo tempo, però ho dato un'occhiata ai volti e penso che hai detto la verità. Va bene. Allora, siamo davvero in chiusura, sono le 22:35 e quindi abbiamo chiuso in orario e mi rivolgo alla regia che ovviamente ha capito a che cosa mi sto riferendo. Si chiude il penultimo appuntamento con Velo. Io passo a ringraziare gli ospiti. Ciao Luciano Rabottini, ci vediamo giovedì prossimo. Un applauso. Buonasera a tutti. Ci vediamo giovedì prossimo, occhio perché saranno gli ultimi minuti di gioco. Gli ultimi minuti di gioco, poi sarà l'extra time. Ci sarà da piangere. No, assolutamente. Sarà l'ultima puntata con lui, poi avremo un best off la settimana successiva, ma in realtà le trasmissioni in diretta di Veloci chiudono giovedì prossimo alle 21. Grazie a Pietro Edoardo. Grazie a voi perché veramente fate un lavoro per il ciclismo che e come ambite. Grazie davvero, grazie a Umberto Di Giuseppe, grazie a Ruggero Marzoli, grazie a voi, un grazie e un in bocca al lupo ai ragazzi dell'Aran. Ciao ragazzi. Ma sì, i ragazzi dell'Aran, sai che mi dicono? Sì. Andiamo in trasmissione però parli sempre tu, dici, a noi non ci fanno parlare mai, la prossima volta fai parlare a loro anziché sempre parlare. Ma tu lo dici a posteriori alle 22:36, è troppo semplice, la prossima volta avremo uno spazio, tu ti siedi là e i ragazzi li mettiamo. Bravo. Va bene. Complimenti, in bocca al lupo ragazzi, davvero, si chiude qui il 32esimo appuntamento con Velo, noi ci vediamo giovedì prossimo alle 21 in diretta, sarà l'ultima volta in diretta per questa stagione 2014 di Velo, poi la settimana successiva avremo un best off e dunque vi do l'appuntamento tra 7 giorni in diretta alle 21 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.